Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e bentrovati in questa nuova puntata di Imperator Rome. Siamo in guerra sempre con Nabatea e Decapolis. Decapolis ci sta dando un pochettino di problema. Se riuscissimo a prendere almeno Toloha, direi che potrei sentirmi abbastanza soddisfatto. Certo che se avessimo anche la capitale qua dei nostri... Se riuscissimo a prendere anche Petra non sarebbe male. Però potremmo chiedere tutta l'area. Non so se ci starebbe nei trattati di pace tutto quello, però. Allora, noi ci proviamo. No, aspetta, no, togli quello che non vorrei fare degli errori. Soldi ne hanno, ma non hanno più manpower. Hanno 38 corti, ma non hanno di che mantenerle praticamente. Dove questo? Ah, ci sono venuti addosso, ma neanche ce ne siamo accorti. Inseguiamoli. Allora, qua. Ah no, questo non può muoversi finché c'è l'attrito di Petra. No, 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 niente. No, piuttosto. Vai là, ecco. Che almeno sei più vicino a Petra se fosse necessario. Ce la facciamo a tirare giù? Sì. Deo grazie. Detach Siege e gli altri andatevene per piacere, tipo qua. Ma che poi no, neanche, non è necessario, scusa. Andatevene via proprio. Da non prendere attrito. Oddio, il cancro. Ma Nietzsche a Timolide non è quello che aveva messo prima. Qua, oh niente, ci mettiamo. C'è quello che scorre Family? No. Questo cos'è? Disciplinato e corrotto, ma vabbè. Guarda, sembra molto in gamba, quindi. Lo lasciamo là. Allora. Qua dovremmo riuscire a difenderci, anche se dovessero arrivarci addosso, spero. Sì, qua continuo a dimenticarmi la pausa nel mentre. No, abbiamo perso 20.000 uomini di manpower praticamente in tutto questo. Ancora dobbiamo recuperare manpower, eh? Sì, circa 7.000 uomini ci mancano dal conto. 0%, dai, cresce un pochettino. Là la zona del forte è... Ma perché quella sotto non puoi... No, non puoi, è dentro il... Oddio, porca miseria, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Dove ci mando della gente da là adesso? Non ho delle truppe. Stanno andando forse loro. Speriamo. Perché qua non posso staccare gente. Oh, continuo a ricevere... Ah, no, ok, questo manca gente perché... Sì. Andate là e riunitevi agli altri, così almeno si è a posto. Beh, l'invenzione ci pensa poi tra un attimo, adesso vediamo di prendere quello. E in seguito torniamo di nuovo a 20 di aggressive expansion. Cosa... Mi darebbe questo 10 e quest'altro altri 8. Quindi mi sa che superiamo anche il 20. Lo so, stanno arrivando questi 13.000 se non altro. Hanno 38 corti, ma non manpower. Ok, l'assedio di Petra è andato. Ci accettano tutto? Più soldi? Se invece facessi un vassallo Nabatea.
No, Decapolis, scusate. Se Decapolis facessi... Oh, client state. Allora, questo mi dà 4,86. Questo aggiungerebbe... una metà, praticamente, sì. Ok. Invece tributare vuol dire solo che ci dà dei soldi. Potrei effettivamente mettermelo come stato vassallo e aggiungerlo dopo, eh. Non confina con nessuno, ci spendiamo dei punti di oratoria. Sì. Quante relazioni diplomatiche abbiamo in questo momento? Diplomacy. Una relazione diplomatica. Quante ne abbiamo di massimo? Non so quanto abbiamo di massimo di relazioni diplomatiche. Scusa un attimo, fai vedere il mio... No, voglio vedere il mio stato. Nation overview. Ok. Non me lo dice qua. Ma diplomacy del mio. Scusa, non c'era un pulsante show my country. Ok, Egitto. Niente. Non lo so. Non vorrei mettere Nabatea come un vassallo perché è scomodo. Qua è comodo che sia tutto unito. Decapoli diventa uno stato cliente. Prendo 16 di aggressive expansion, per cui arrivo a 21. Vabbè, ci sta, dai. Vediamo un attimo, di famiglia in famiglia. Perché... vorrei capire. Intanto vediamo come siamo. Non male. Siamo un pochettino più appaganti esteticamente. Almeno siamo tutta questa zona, non abbiamo più quella schifezzina là in mezzo. Allora. Le famiglie che abbiamo sono Bostara. 14 membri. Come faccio vedere la famiglia? Altro che io non ho tante famiglie, c'è tanta gente. Però 14 persone sono davvero tante. Cioè, ho tante monofamiglie che presto spariranno, si suppone. Allora. Questo è uno molto tosto, marzialmente. Però era la famiglia regnante. I Kelbesidi. 5 membri. Lui come è messo? È un discreto con potere civico. Gli Eugaridi, 11 persone, di cui il capofamiglia è un
Medio, discreto. I gerbalidi sono 15 persone. Sono anche parecchi, questo è molto brutto. Non so se i chelbesidi e i gli eugaridi, ma possiamo provare a prendere gli eugaridi. E recuperiamo poi tre. Vediamo un attimo gli eugaridi come stanno. Eugaridi si chiamavano, no? Adesso li segna nei nostri, no? Dovrebbe. Eccoli gli eugaridi. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto dei bambini, intanto. Questa è una scorned family, perché ci sono su quelle persone che non sono, che non hanno delle posizioni. Lui è un buon generale, cioè un discreto generale. Questo è buono in religione, questo è buono in oratoria, in civica. Civica. Mamma Eugaride è potentissima. E ci sono dei bambini. Non hanno grande prestigio comunque. Vabbè, gli altri, mi spiace. Ne abbiamo tenuti un po', ma poi non era più necessario. Ora qua toglierei la fortezza perché non mi serve. Farei più che altro un granaio, visto che non c'è tanta gente. Ce la fate voi ad arrivare a picchiare quei barbari, per piacere? Allora, voi andate in un posto dove magari non c'è attrito, ecco, tipo qua. Ci sono degli altri forti che devo togliere, per caso? Quello è un forte? No. Ok. Si potrebbe fare magari un forte qua, effettivamente. Oh, scusate, voi 20.000 che eravate il quarto stratosso, eravate quelli antibarbari, vero? Andate qua, magari. Tornate qua, Q6. Dove passano da sopra, vabbè. Ma perché parla di Ptolemy Hierophant? Ah no, è la sua carica. Scusi, così importante per noi? No. Ah, questi li rispediamo più in su. Dove stavano loro? Stavano tipo qua. Ce la fa. Oh. Questo è il quinto Stratos, che non so da dove viene il quinto Stratos. Allora, questi due unitevi. E questo è il terzo Stratos. Ah no, il quinto Stratos era quello che era in Grecia. Cioè no, in Grecia era Ok. No, questi li teniamo qua al confine. No, 0-10. Qua. Che non avete attrito. Li teniamo vicino alla Frigia, che non si sa mai. Allora. Si sono presi un po' di danni. Gli altri si sono già imbarcati gli altri? Sì, stanno prendendo un sacco di attrito. Ops. Adesso abbiamo bisogno di un po' di tempo per ripigliarci.
Allora. Come si è messi tra l'altro in classifica? Si è saliti un pochettino. No, c'è dove Gascoigne è il primo di tutti. Perché l'abbiamo fiddato in un modo incredibile. Allora, noi siamo due active diplomatic relations, ma non è un problema. Oh, questi ci vorranno male per tantissimo tempo. No, in realtà no. Solo perché sono cultura diversa. Allora, influence action. Improve opinion, vai. Così stanno un po' meglio? No, perché abbiamo fatto abbiamo un bel po' di aggressive expansion, effettivamente. Allora, abbiamo un trade route qua da sfruttare. Allora, vediamo cosa possiamo prendere. Legno. C'è più disciplina delle tre remi. Aspettate un attimo, mettiamo in pausa perché qua non si capisce niente. La disciplina dei cammelli, cioè frega niente. Questo ci avevamo già, questo ci avevamo già. Vino alla capitale, ok. Dai, dal centro al delta, ok. Oddio, adesso ci saranno. Ah no, sono solo gli Eugaridi che sono. C'è un Eugaride potente, sì, questo dai. Vada. Sono comunque scornati perché non hanno abbastanza introiti per quello. Ma di queste due navi, non è che ce n'è per caso. Uno che non serve, ma lui è Nectanebo. E come sono messi i Nectani DB? Ah, è solo lui che ha che lavora. E quindi niente, teniamolo là. Andiamo di loro lui, vediamo un attimo se. Allora, qua il problema è che abbiamo un vicino e non abbiamo delle truppe qua a presidiare. Non so se mettere questi mercenari qua. Cioè, d'altronde questo qua dovrebbe fornirci un minimo di difesa. Dai, qui da chi? Dalla Giudea e basta. Perché non c'è nessun altro, cioè c'è la Samaria, ma non è un problema. Allora, qua ha zero di attrito. Allora lo mettiamo qua, così almeno abbiamo qualcuno nel dubbio. Che può difenderci un minimo. Ah, questi. Ma, no, vi avevo detto di andare qua, mi pare, o no? No, forse avevo proprio detto di andare qua, Kusen. Sì. Vabbè. Soldi ne abbiamo. Manpower pian piano si riprende. Ci sta. Dai, è stata una discreta guerra che comunque è andata abbastanza bene. No, è morto il generale Terzo Stratos. Allora, no, scusi, ops, questo deve sbarcare. Il Terzo Stratos è questo qua a distanza in Asia Minore. Allora, abbiamo sempre gli Eugaridi scornati. Questo è crudele, non ha un buon carisma. Però è buono come marziale. Metterò lui allora. Così magari gli Eugaridi si sentono un pochettino più inclusi. Infatti adesso stanno un po' meglio. Tanto adesso siamo in pace. Staremo in pace per un po', penso. Quindi non dovrebbe essere troppo un problema. Vediamo come stiamo. Non male, dai. Tutto questo, questo qua. Qua, ma qua c'è abbastanza gente a poter spostare qualcuno in Automalax. Cioè, no, per colonizzare Automalax. Deve avere 10 pops. E niente, non ci abbiamo fatto neanche questo giro. Quante pops ha?
Ne ha solo 5, presto 6. Quindi niente di che. Import vegetables dalla Filistia. Ma vai, sì, chi se ne frega dei vegetali, non avevano un buon bonus, sì. Boh, sì che mi ricordo. I laghi dei grebbi prendono del prestigio e perdiamo. Ma il prestigio delle famiglie non so quanto mi sia comodo, visto che non è la mia famiglia. Cioè, forse una delle due, ma non. Vabbè. Magari possiamo spendere per una nuova invenzione. Allora. Cos'è? Aspetta. Megalopolis. Chiede sale, no? Chiede vestiti da Eastern Delta. Ma no. Questo ci dà più 5%. Base Metals dall'Arabia Petrea, no. Allora, che cosa vogliamo? Freeman Promotion, Convert Promotion, Tribesman Output, War Score Cost. No, è morto il governatore dell'Alto Egitto, porca miseria. Mettiamo in pausa. Allora, Smear Reputation Cost. Monthly Loyalty. Di chi? Di tutti? È buono. Questo guadagna popolarità al nostro capo. Rest meno 1. No, la loyalty è molto importante. Allora, anche perché dobbiamo mettere un governatore qua nell'Alto Egitto. Cioè, questo è Ugaride che non è niente male. Ci abbassano l'arrest, i popoli cittadini sono più. No, ci abbassano l'arrest. E guadagna popolarità in fretta. I cittadini liberi sono più contenti. Perde prominence e se governatore è forte e non ha meno difesa. Non abbiamo forti là, quindi chi se ne frega, no? Vada. Però stavo guardando che effettivamente abbiamo un sacco di province senza che non importano nulla e non è buono. Facciamo così che terminiamo qua il nostro episodio, andrò a sistemare tutte queste cose off camera e ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.